Rieccoci qua con il secondo episodio di questo Let's Play, se vi ricordate. Siamo andati a cercare della lana senza successo, quindi opterei per andare a fare un giretto anche oggi. E se non troviamo niente, andremo a cominciare a fare un po' di materiale, insomma. Allora, intanto raccogliamo canne da zucchero che sono utili, faranno utili anche questi, che più avanti saranno utili, che se lo sapete, queste qua messe qui danno la blaze powder, così senza dover andare nel nether, cercare le fortezze, i blaze e tutto, ce li abbiamo semplicemente più veloci. Allora, io direi che oggi possiamo provare ad andare. Vedo della neve. Io andrei allora verso di là. Voi che ne dite? Un altro mostro strano, un serpente. Questi qua in teoria dovrebbero avvelenare. Non lo so. Eccolo. Mi ha dato le uova. Oh, esploso. Vabbè. Questi qua, li conoscete, quelli della Towncast. Allora, andiamo di là. Se c'è anche la neve è meglio. Così potremmo fare qualcosa di più carino. Un lupo. Ciao, io sono Cappuccetto Rosso. Aia! Ah, siamo senza cibo. Sono stato un genio. Dobbiamo tornare a casa, prendere del cibo. Sono partito senza. Porco culo. Accidenti. No, non possiamo neanche. Ah, ma che ho? C'ho le pere qua. Sono anche cieco oltre che stupido, guarda un po' te. C'era, volendo, avrei potuto inserire anche la portal gun come mod, che è utile. Solo che in altre partite che avevo fatto, la portal gun mi aveva buggato praticamente più di una volta al mondo. E allora ho deciso di toglierla e piuttosto vado a piedi. Sta già diventando notte. No good. Allora, sai cosa facciamo noi? Andiamo a cercare una grotta. Oppure, ci creiamo noi una miniera. Ai. Tondo non ce ne sono. Perché ce la creiamo noi allora, dai. Direi allora che vi stoppo un attimo il video, creo un piccolo ingresso da farlo un po' più bello e ci sentiamo fra un attimo. Ok ragazzi, eccoci qua, ho fatto una piccola entrata, nel frattempo è diventato giorno. Qua ho visto uno scorpione e siccome anche prima ne ho preso un altro, esattamente, mollano il filo. Sapendo col filo si può fare la lana, quindi ottima cosa, è utile. Scusate sempre per sto raffreddore, però sono tornato da molto lontano pochi giorni fa per il lavoro e quindi lo sbalzo termico mi ha distrutto, diciamo. Comunque noi prima stavamo andando di là, prima che arrivasse notte. Qua c'è il lupo mannaro, come vedete si sta trasformando. Insomma, torniamo a vedere cosa troviamo di là. Qua stiamo morendo di fame.
sia che mi insegue. Il pomodoro che mi insegue, esattamente, vedete? Quando è notte sono il pomodoro, quando è giorno sono sti tipi qua. Sono rotti. Ecco qua. Per mannari si uccidono velocemente con la spada d'oro. Se no, con la spada ormai ci mettete anni. Allora. Oh, guardate un po', ragazzi. Guardate un po'. I finanzieri. I avvocati, quello che è. Questi qua si cominciano a colpire. Se li uccidete, bene, e droppano anche i soldi. E dopo ci sarà un ciccione che gira che potete acquistare oggetti. Se non riuscite a ucciderli, vi imprigioneranno in una prigione in cui sarà abbastanza impossibile scappare, però ci si potrà ritornare. Ecco, neanche finito di dirlo. Ecco. Adesso in prigione, vedete, là ci sono le guardie. Nostro inventario è tutto in delle chest qua fuori. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare almeno. Ecco, vedete qual è il problema anche che c'è. Ci sono gli spawner di scheletri. Ecco. Quindi una cosa diciamo un po' normale da fare è morire, ricrearsi qualche spada, qualcosa, e andare giù e picchiare tutti. Perché è un po' dura. Allora, facciamo ancora bastone, cazzo, no, la cobblestone. Ah, vabbè, però c'ho questi, dai. Quelli là. Torce non ne ho. Gli oggetti non spariscono, i nostri. Poiché ovviamente sono nelle chest, quindi non spariranno. Allora, facciamo un po' di torce con del carbone vegetale. Dai, su. Dai, dai. Buona. Allora, dopo direi di far fare ancora un po' di carbone qua, intanto che noi torniamo giù. Ok, ci rivediamo là. Ok, ragazzi, eccoci qua. Come vedete, ci sono ancora tutte le cose che hanno perso gli avvocati. Intanto noi le prendiamo su. E come vedete, qua il dungeon si crea proprio esattamente dove vi arrestano. Si forma questa scalinata. Togliamo sta sabbia. Che va giù, 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 proprio nei meandri della terra. Molto in basso. Eccoci, ci siamo. Ok. Qua ci metterò mezz'ora a sfondare la porta adesso, perché ovviamente non ho fatto il piccone. Dai, su. Queste porte qua in ferro, farle in plastica, no? Peccato perché non avendo piccone perdiamo la porta, però. Almeno. Ah no, sembrava che si perdesse. Allora, cominciamo. Come vedete però se morite, le guardie della prigione, i finanzieri zombie, gli avvocati zombie, chiamiamoli così, spariscono purtroppo. Un po' un peccato. Ora qua chiudiamo. Là vediamo uno scheletro. Aia. Madonna, madonna. Dobbiamo farci un'armatura, sennò qua si muore. Allora, qua no. Dei cerotti, altri soldi. Io direi che appena troviamo le nostre cose. Un piccone. Comodo. Appena troviamo le cose, che dovrebbe essere in questa qua grande. Esatto. Lascia, non abbiamo lascia. Come non abbiamo lascia? Accidenti. Io opterei anche per fotterci le chest, che ci possono essere sempre utili. Risparmiamo legno. Qua andiamo a vedere le altre prigioni, che a volte ci sono prigionieri, a volte ci sono oggetti random.
Più difficile colpire un bersaglio in movimento. Ok. Andiamo qua dentro. Biscotto. Beh, dai. Troviamo ottime cose. Cibo. Niente. Vuota. Cibo. Andiamo a vedere dall'altra parte. Cosa troviamo? L'abbiamo già visto. Troviamo uno scheletro. Vuota. Vuota, purtroppo. Dai, c'era qualcosa anche di qua. Vuotata. Vuota. Tutto vuoto, strano. Vuoto. Beh, ragazzi, tutto vuoto. Noi vabbè, ce ne torniamo su. Togliamo il... No, ok, conf. Waypoint, togliamo dead point. Che mi dà fastidio. E torniamo a casa se ce la facciamo. Ok, qua abbiamo visto. Lo liberiamo, dai, anche questo, poverino. Ops, l'ho vista. Questi qua, se li uccidi, possono droppare la loro clava come arma, però no, non so quanto è forte. Allora, ragazzi, mi sa che questa lana andrò a cercare la telecamera spenta, perché mi sembra che qua non si trova niente. Vi dico che anche per oggi, meno male, abbiamo fatto tutto. Mangiamo qualche cosa, se no moriamo. E sempre telecamere spente, credo che andrò giù in caverna a cominciare a scavare e a cercare qualche materiale per, insomma, da cominciare già a costruire qualche macchinario, qualcosa, avere più semplici. E qua che l'è? Boh. Vabbè. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.